Tones and I, Dance Monkey, 7:45 minuti. Oggi è giovedì, sapete che di solito giovedì abbiamo Tamara Maleo per parlare di teatro, che di solito arriva intorno alle 8, 5, 8, invece oggi gli abbiamo chiesto di venire un po' prima perché dopo abbiamo una sorpresa per voi che siete in ascolto, ma ve lo diciamo dopo. Anzi, la sorpresa è avere Tamara Maleo alle 7:45 del mattino. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Oh, finalmente è tornato il sole, grazie a Tamara che ci illumina la giornata. Grazie Tamara, sei il nostro sole, grazie. Com'è andata la pioggia ieri? Difficile, difficile per tutti e per tutte, immagino. Dipende dalla zona di Milano, c'è chi ha sofferto di più di meno, ma per esempio Monza era bloccata, insomma, infatti. La situazione era... Bella critica, bella critica. Esatto. Tant'è che ti rubo giusto un secondo, perché al 331-7853-555 ci arriva un WhatsApp di Adriana con tanto di foto allegate del Naviglio ad altezza Bucinasco, bello pienone, dice. Ieri comunque era peggio, dunque sicuramente stanotte hanno fatto qualcosa, cioè speriamo che le chiuse funzionino. E lo speriamo anche noi, sappiamo che il Consorzio Vidoresi riesce a gestire molto bene il flusso dell'acqua dei Navigli. A Gaggiano potrebbe essere stata una piccola esondazione che comunque ha, diciamo, controllata, ma che insomma da qualche parte poi intanto bisogna farlo uscire quest'acqua così, però insomma devo dire che il Naviglio come sempre non dà grossi problemi, sarà un caso che è tutto fuori a vista per 60, 70, 80 km a differenza del Seveso che è tutto tombinato, non lo so, ma questo lasciamolo ai tecnici. Invece, beh, se piove devo dire che in realtà teatro ci vado tranquillo, cioè anzi mi finalmente ho un'oretta e mezza, due di riposo dal casino, dall'alluvione che c'è fuori, no? Oppure, quello sì, il problema è raggiungerlo. Quello sì. Quello è un po' difficile, diciamo così, però sicuramente anche se in realtà io dico sempre che il teatro va bene per ogni stagione. Sì, è ovvio. Quindi va bene. Allora, se riusciamo ad arrivarci senza il gommone, cosa possiamo fare questa settimana, Tamara? Allora, abbiamo tre, come al solito, tre teatri che cerco di distribuire per la città, ma in realtà adesso andiamo anche rispetto alle storie che si stanno sviluppando. Allora, andiamo a Campo Teatrale, quindi zona metropolitana verde, Udine o Lambrate, diciamo, dipende sempre da dove volete arrivare. Diciamo da Udine e da Lambrate è abbastanza facile da raggiungere poi a piedi. Campo Teatrale accoglie, come spesso fa, Eco di Fondo, che è una compagnia che da più di 10 anni lavora per raccontare storie che in qualche modo ci portano verso una riflessione che va al di là dei nostri confini, diciamo, conosciuti. In questo caso ci trasporta con Piccole Apocalissi nel 1977, quando realmente un gruppo di esseri umani decide di mandare nello spazio un messaggio agli alieni, raccontandogli chi sono gli esseri umani. Cioè, scegliendo una selezione di musiche, immagini, suoni. Ma il famoso disco d'oro è quello lì. Esatto. Bellissimo. Sì. E allora la vera domanda che ci spinge a chiederci poi personalmente è: che cosa manderemmo noi nello spazio per raccontarci, per dire a chi non ci conosce, a chi è un altro essere nell'universo, chi siamo, che cosa stiamo facendo in questo momento, cosa ci può rappresentare in questo momento? Anche perché la storia, appunto, di questo evento si connette poi a due storie, appunto di due coppie che si raccontano e che raccontano le fragilità dell'essere umano, di quello che si chiede, di dove vuole arrivare, di quali sono i suoi obiettivi nel corso della vita, di che cosa significa anche amare, perché poi la parola amore si può declinare in forme molto diverse e per ciascuno può essere qualcosa di diverso. E raccontarlo a chi non ci conosce e a chi fa parte di un mondo davvero diverso dal nostro può essere difficile, può essere complesso. La musica ci può aiutare, i suoni ci possono aiutare, le atmosfere ci possono aiutare, però poi è l'essere umano che deve in qualche modo tradurre quello che è e cercare di rappresentarsi attraverso qualcosa. Quindi è una riflessione molto interessante. Ecco di Fondo, guidata da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, ci porta attraverso Fabio Banfo, che ha collaborato alla scrittura del testo, ci portano insieme a
gli attori di questa e gli attori e le attrici di questa compagnia in questo mondo di piccole apocalissi. Ogni, diciamo così, ogni storia è una piccola apocalisse che ci porta ad una trasformazione che va raccontata e scopriremo come viene raccontata, saranno in scena fino a domenica 19. Poi ci spostiamo invece... Ma poi questa storia qui del famoso disco che va, quindi l'idea di poter mandare che cosa di noi a qualcun altro è veramente qualcosa di... bellissimo, cioè è un viaggio dentro di noi in realtà, non è tanto da andare lontano. Anche perché devi capire, cioè indagando su te stesso, che cosa può veramente rappresentarti, sì, che cosa in questo momento ti può raccontare, che cosa può dire chi siamo. Sì, 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 cioè, sì, sì. Se mi facessi questa domanda adesso, in questo momento... non è facile, non effettivamente, non è facile per niente. È un po' come la ricerca dell'ikigai, quella roba lì, no, giapponese, che devi cercare il motivo della tua esistenza, quindi insomma non è facile. No, infatti una delle protagoniste dice a tutti gli altri... ma non si può non mandare i Beatles, non si può non mandare i Beatles, però chiaramente poi gli altri dicono, no, vabbè, però c'è qualcun altro che magari potrebbe essere, che potrebbe rappresentarci meglio, potrebbe raccontarci qualcosa di diverso, quindi c'è proprio tutto. Guarda, e ti dico una cosa, infatti nel disco originale non ci sono i Beatles, nel disco originale, esatto, effettivamente, non ci sono, perché c'è di, diciamo, moderno dell'epoca, c'è Chuck Berry, la cosa più moderna che c'era dell'epoca, sì, sì. Sì. No, ma infatti... Però c'è Bach, Mozart, Beethoven, però... Sì. E quindi anche questo racconta molto, no? Effettivamente i Beatles sono stati per molti di noi, no, qualcosa che ci appartiene profondamente, però poi veramente ci rappresentano rispetto a un altro essere umano, non lo so, rispetto a un altro pianeta, rispetto a un'altra dimensione. Se lo rifacciamo adesso, mandiamo un estratto del tuo programma, però te lo dico, così almeno... ma non abbiamo proposto niente, Fabio, però dovremmo essere un po' più concreti. Dobbiamo... No, per far vedere che cosa è capace di fare l'essere umano, quello di cosa... Vabbè, forse è meglio mandare qualcos'altro, non lo so. Dai, seconda proposta. Seconda proposta, ci spostiamo al Teatro Filodrammatici, siamo in centro a Milano, dietro la Scala, siamo a Casa allo Zoo, è un testo di Albee, che è un autore inglese, il Teatro Filodrammatici è famosissimo a Milano, ma non solo per l'attenzione alla drammaturgia inglese, sia di autori inglesi, sia di testi di Bruno Fornasari, che è uno dei due direttori artistici, che produce testi originali ispirati, diciamo così, alla drammaturgia inglese. L'altro direttore artistico è Tommaso Amadio, che infatti è in scena insieme a Valeria Perdonò e a Michele Radice, che portano in scena la storia di una coppia. Lo spettacolo si apre con una coppia che vive tranquillamente da tantissimi anni insieme. Improvvisamente lei decide di affrontare con lui un discorso sull'insoddisfazione che prova nei confronti del loro rapporto, quindi di questo rapporto che è molto chiuso, che non si riesce ad aprire al mondo, che li fa diventare peggio di quello che sono, no? Che li fa vivere in una dimensione molto compressa. Lui improvvisamente, dopo questo confronto, si sente in qualche modo costretto, e quindi decide di uscire, quindi inizia la seconda parte dello spettacolo, dove invece incontra questo personaggio molto feroce, diciamo così, molto con un sarcasmo molto forte, no? Che gli mostra in qualche modo quello che è il mondo esterno, no? Quindi uscito dal mondo di coppia, si confronta con un mondo esterno che è ancora più feroce di quello che ha trovato in coppia. Quindi è una dimensione in cui l'essere umano si trova a dover combattere contro tutto quello che ha costruito e che in realtà non corrisponde a quello che vorrebbe. E quindi c'è una lotta interna in un mondo fatto di ingiustizia, di disparità sociali, in cui appunto tutto è raccontato con grande ironia, come sempre fa la drammaturgia inglese, con un grande uso della parola, quindi c'è un testo molto forte ma anche molto denso. E, perché in scena praticamente non c'è nulla, ma ci sono questi tre personaggi che appunto, diciamo così, la coppia dialoga tra loro e poi ci sono i due personaggi maschili che dialogano tra loro. E quindi questo dialogo porta poi a un'esasperazione dell'umanità in qualche modo e quindi ad una ferocia che esplode attraverso la parola. E la curiosità è che questi due testi, cioè la prima parte, il dialogo tra marito e moglie, e la seconda, sono stati scritti
con 20 anni di differenza, e dialogano insieme a 20 anni di distanza, okay, diciamo così, quindi è una cosa un po' particolare. A casa allo zoo lo trovate a Teatro Filodrammatici fino al 24 di maggio, quindi okay, per tutta la prossima, da adesso fino alla prossima settimana. Chiudiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? Il Teatro Elfo Puccini, okay, che ospita L'Angelo di Kobane. L'Angelo di Kobane è un testo che ricorda, cioè che ci riporta l'assedio di Kobe del 2014 in Siria, mm-hmm, e si parla di questa, di questo evento politico e storico attraverso la storia vera di una giovane donna che voleva studiare, voleva diventare avvocato, ma che, inserito all'interno di un contesto storico e politico, decide di diventare invece parte dell'esercito siriano. Okay. Quindi decide in qualche modo di prendere una strada diversa, e ci si chiede, e beh, interpretata dalla bravissima Anna Della Rosa, che porta in scena appunto una donna dilaniata in qualche modo da una decisione che deve prendere, no? E, però noi ci chiediamo, da spettatori e spettatrici, questa scelta è davvero una scelta indipendente, cioè è davvero una scelta voluta o una scelta in qualche modo costretta dal contesto, okay, da quello che succede, forse anche dall'idea di far parte della sua terra, della sua storia, di non abbandonare quelli che sono, diciamo così, il suo contesto. Davvero lei voleva fare quella scelta in quel momento? Come sempre il teatro non ci dà una risposta, no? Ci pone in maniera critica nei confronti di quello che succede. Chiaramente, pensando che è una storia vera, ci pensiamo anche all'idea di una donna che sicuramente fa una scelta ed è una scelta sua, però ci chiediamo anche se quella scelta è davvero così indipendente o se è una scelta chiaramente frutto di un contesto. E chissà quante scelte non sono indipendenti, anche se crediamo di essere. Anche se lo pensiamo, se pensiamo che lo siano, giusto? Anche noi tutti i giorni magari facciamo delle scelte che non sono poi così libere. Quella parola libertà di cui ci riempiamo tanto la bocca, che a volte però insomma non sappiamo neanche noi bene che cosa sia. Cioè. Esatto. E quindi Teatro Elfo Puccini. Dove? Elfo Puccini. Rossa, fermata a Porta Venezia. Olima. Ok. Quindi ci troviamo... Benissimo, tutte facilmente raggiungibili, diciamo così. Benissimo. Queste sono le tre idee, le tre proposte che Tamara ci dà per la prossima e questa settimana, questo weekend e il prossimo. Ricordiamo però anche, Tamara, dove possiamo approfondire meglio con i tuoi approfondimenti, scusa il gioco di parole, sul teatro. Allora, Teatro Mania va in onda il venerdì alle 16.40 su Milanao, canale 191 del digitale, e in streaming www.mediafason.it/Milanao, e invece in replica il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. Perfetto, Tamara, grazie mille. Allora, come buona sempre, giornata, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata anche a te, spero un po' più asciutta di ieri, va bene? Speriamo per tutti. Te lo auguro, dai. Buona giornata, ciao. Tamara Malleo, grazie mille ancora dei suoi consigli. La ritroverete giovedì qui con noi, e poi avete sentito appunto tutte le varie indicazioni per seguirla ancora meglio nei vari momenti in cui durante la settimana appunto ci racconta il teatro, che lei insomma lo vive veramente e lo fa diventare una nostra bella abitudine. Grazie mille ancora, andiamo con i Nugenea con Marichia.